un libro che ci ho messo 6 anni per scrivere e 30 anni per portare a termine un progetto da studente è stato praticamente assorbito, e quindi adesso mi invito a parlare solo di quell'altro, cioè di questo libro, di questa serie. Per cui tutto quel lavoro di 6 anni è andato allegramente, diciamo, per essere elegante. Per cui ho chiesto appunto a Fausta, appunto, ho detto io vengo a come parlare di quello, questo se almeno mi fai una domanda su quell'altro. No, ma io l'ho preso, l'ho letto quasi tutto. Per cui vabbè, insomma, quelle lì ci sono 4 copie che ho portato, quindi non è diciamo, l'obiettivo non è di fare di raccogliere soldi, è che semplicemente ci tenevo 6 anni a dire che c'è anche questo romanzo, che è un romanzo su la lei della cometa, però della cometa non si parla, perché appunto alla fine scoprì all'epoca 30 anni fa quando ero studente che questo ali della cometa aveva fatto delle cose incredibili, tra cui diciamo essere capitano di una nave che è partito alla ricerca dei confini della terra, piuttosto che immergersi dentro sott'acqua con delle campane, insomma aveva fatto, adesso se non faccio spoiler di tutto il libro, quindi non lo vedete, però aveva fatto delle cose incredibili, per cui 30 anni fa ho avuto l'idea di fare, di partire da questa storia, dalla biografia di questo astronomo, però 30 anni fa non c'era internet, e quindi sarebbe dovuto trasferirmi in Inghilterra e stare lì, passare mesi nelle biblioteche, e quindi quel progetto lì 30 anni fa fu mollato. Dopo 30 anni ho deciso, forse per l'età, cioè sono arrivato a un'età per cui tutte le cose appese, uno dice forse per non vedere più perché non si sa male. Per cui mi sono messo che in 6 anni di tempo sono riuscito a chiuderlo. E quindi perché l'idea era di scrivere qualcosa che non avesse niente a che fare con questi maledetti immigrati rifugiati, e quindi un romanzo storico del 1600, fine del 1600, quasi un thriller, c'è un omicidio, il padre di questo ha trovato morto in circostanze, quindi si parla di questo. Poi però purtroppo, vabbè, se uno proprio è tarato, quindi riesco anche a parlare dei rifugiati ugonotti che scappavano dalla Francia con la barca, passavano la Manica e arrivavano, diciamo, quasi, a volte arrivavano, a volte affogavano, e quindi alla fine ho detto, ma qua ci sto ricascando, e ci sono ricascato, però poco ci sono ricascato, il libro parla di tutt'altro, per cui se volete leggere delle robe che c'entrano poco con... In realtà non è vero, perché si parla di schiavismo, si parla dei neri, si parla degli inglesi che poi con tutti questi francesi rifugiati hanno cominciato a dire ma ci rubano il lavoro, ci portano le malattie, insomma alla fine è la stessa cosa. E tra l'altro la cosa qui, ogni tanto mi prendevo queste licenze, ho praticato per divertirmi, nel libro di me stesso si parla di questo Ali, perché in una delle interviste con gli operatori alla fine mi sfugge che ho scritto questo libro. Dice ma sei proprio una palla, se fai scuole pallose, ma chi vuole che se lo legge il suo altro? Quindi invito a leggerlo, così smettiamo questo.